like, piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi voglio parlare del nuovo DLC. Allora, solitamente non faccio di questi video anche perché dopo si rivelano delle buche, come sicuramente questo potrà anche probabilmente rivelarsi una bufala pazzesca, però su questo sito che io vi lascerò in descrizione c'è una, diciamo, idea supposta, infatti nel topic lo dice, concept idea, quindi è un'idea supposta di che cosa potrebbe, diciamo, comparire nel prossimo DLC. Allora, ci sono delle voci che, diciamo, parlano, voci all'esterno del sito che parlano addirittura che il prossimo DLC potrebbe essere un'estensione del DLC dell'Apocalisse, e come ci sono altre idee che comunque riportano a questo sito, riconvergono a questo sito. Allora, questo sito ragazzi in pratica tratta di alcune cose all'interno della città di Los Santos che dovrebbero diciamo uscire, del tipo tutti quanti i vari locali, come state vedendo, tipo il Bama Mamas, comunque delle nuove stazioni radio, delle nuove missioni. Il Bama Mamas ragazzi è un locale che era disponibile, diciamo ci poteva entrare facendo un glitch, ora non ci si può più entrare. Questa è la lista di locali che si suppone che Rockstar potrebbe implementare, visto che comunque in mappa ci sono questi locali. Poi ci saranno delle nuove missioni tipo queste che diciamo riportano un po' GTA San Andreas, forse diciamo la strada verso il San Andreas potrebbe aprirsi come tanti speravano, no ragazzi? Perché per esempio qui in questa miniatura in questo scritto di seguito comunque si parla di andare a rubare nelle case, nelle ville, cazzi e mazzi, insomma diciamo ci sono parecchie belle cosine. Il punto è uno ragazzi, allora implementerà Rockstar tutto ciò? Questa è la domanda, perché comunque sì, diciamo che queste cose già c'erano, magari è capace che Rockstar già le aveva in cantiere, come per esempio avete visto c'è il lanciafiamme che comunque nei vecchi GTA c'era già stato e poi è stato eliminato. Quindi ragazzi, io non so se vi ricordate la missione in San Andreas quando dovevamo andare a bruciare l'erba, questa piantagione d'erba con il lanciafiamme. Poi comunque il lanciafiamme c'è sempre stato in tutti quanti GTA 1, 2, 3, insomma tutti i vari GTA, GTA Vice City, GTA San Andreas. Quindi magari ci sarà anche la possibilità di poter avere questo lanciafiamme, anche se secondo me serve a ben poco ragazzi, perché comunque determinate cose servono a ben poco. Poi ci sono delle varie auto che, ripeto, diciamo per questo sito potrebbero essere pubblicate, potrebbero essere rilasciate da Rockstar. In pratica l'idea di questo sito di GTA Forum è che comunque il prossimo DLC potrebbe essere ispirato agli anni 70 e 80 e alla vita notturna e a tutta una serie di cose ragazzi. Quindi se ciò fosse vero, ripeto, se ciò fosse vero sarebbe una grande cosa, perché
implementerebbero molta più possibilità di gioco, molte più cose, molto più divertimento secondo me, anche perché per esempio avremo tutti questi locali notturni che effettivamente in mappa ci sono, ragazzi, perché io li ho visti in mappa, ci sono tutti questi locali, come c'è il locale sotto all'Eclipse Tower, ci sono vari locali insomma. E se ciò fosse vero, ragazzi, sarebbe una cosa veramente spettacolare, anche se comporterebbe comunque implementare varie cose sulla mappa. Diciamo che secondo me potrebbe portare anche un po' a rallentare il gioco e tutto il resto. Comunque io sono del parere che l'ultima parola spetti a Rockstar per quanto riguarda questo, perché diciamo quello che è stato postato in questo sito sono delle idee, delle supposizioni, quindi ragazzi non dobbiamo aspettarci necessariamente tutto ciò che viene elencato in questo sito, anche se precedentemente in dei post precedenti non ha quasi mai sbagliato, però questa, ripeto, questa non è una notizia trapelata ma è un'idea. E quindi ragazzi purtroppo dobbiamo rimanere a questa idea. Secondo me sarebbe una cosa bellissima se implementassero tutto questo. Vi lascio il link del sito in maniera tale che possiate controllare con voi stessi tutto ciò che c'è. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Un saluto a tutti, al prossimo video.